Anche in Veneto, fra i settori più colpiti dalla pandemia, come noto, vi è il turismo. Secondo i dati elaborati dall'Ufficio di Statistica della Regione Veneto su dati provvisori Istat, il segno meno accompagna la movimentazione turistica del complesso delle strutture ricettive di tutte le province del Veneto per il periodo gennaio-maggio 2020. Tuttavia, in provincia di Belluno la situazione appare essere più confortante. Nei primi 5 mesi dell'anno il bilancio della provincia di Belluno si chiude infatti rispetto al medesimo periodo del 2019 con un meno 26,6% degli arrivi e un meno 19,6% delle presenze, andamenti che, dichiarano dal sistema statistico regionale, seppur negativi, si dimostrano migliori rispetto a quelli delle altre province. Ciò è dovuto, continuano sicuramente, anche al buon avvio della stagione sciistica con piste aperte fino all'8 marzo. Nel frattempo, a indirizzare un messaggio augurale di benvenuto alle persone e alle famiglie giunte in villeggiatura nel nostro territorio montano è stato il vescovo della diocesi di Belluno-Feltre, Renato Marangoni. Carissimi villeggianti e turisti, siate i benvenuti tra di noi. Questo l'incipit del messaggio ai turisti diffuso sul sito diocesano. Siamo nel cuore di questa stagione estiva, accogliete il nostro saluto che veicola apprezzamento e riconoscenza, continua ancora Marangoni. Fra i vari temi poi, Sua Eccellenza non tralascia l'aspetto religioso e la solennità che si celebrerà il 15 agosto. Ci preme rassicurarvi, scrive Marangoni, che le nostre comunità parrocchiali in questi giorni sono anche la vostra comunità di fede, di speranza e di carità. Insieme celebreremo l'Eucarestia per ritrovarci tutti radicati nella Pasqua di Gesù. Faremo il possibile affinché sia garantita la salute di tutti applicando le norme a cui tutti siamo tenuti. Chiediamo così anche il vostro contributo di pazienza e di attenzione. Particolarmente sentite in questi giorni sarà la solennità dell'Assunzione di Maria, conclude Marangoni, è una celebrazione tutta imperniata dello sguardo nuovo che deriva dalla risurrezione di Gesù.